Meno 5 a questo inizio del campionato, diciamoci la verità, un inizio del campionato un po' strano. Ci sono state le Olimpiadi che hanno ovviamente preso tutta l'attenzione, che è giusto che sia, ogni 4 anni ci sono le Olimpiadi, e poi c'è questo campionato che inizia a metà di agosto, quando invece il calciomercato finisce il 31 di agosto. Tutte e due cose insieme ci hanno fatto un po'. Stiamo aspettando questo inizio del campionato, però vedrete che quando inizia dopo ci divertiremo, perché magari bastano scivolone di una big e la incominciamo di nuovo a fare i commenti dopo il caldo. Comunque io mi sono detto, ma quali saranno i giocatori più importanti per ogni squadra, delle big intendo? Perché attenzione, se ti gira il giocatore importante, allora tu fai una stagione importante, ma se il giocatore più importante non ti gira, uno, due o tre giocatori più importanti non ti girano, c'è un problema. E infatti andiamo a guardare insieme, guardiamo insieme così capirete. Io inizio per esempio dal Napoli di Conte. Io mi ricordo quando Conte era all'Inter, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, in descrizione se non siete già iscritti, questo ve lo dico sempre, ovviamente campanella, commentate, mi interessano i vostri commenti, io li leggo davvero tutti. Vi dicevo, il Conte dell'Inter, io mi ricordo le due ali che erano Perisic da una parte, dall'altra c'era Darmian, insomma se ne spostavano c'era Hakimi, erano molto importanti per il gioco di Conte. Lui deve fare questo con Di Lorenzo e Spinazzola. Ora, con tutto il bene che uno può volere a Di Lorenzo e Spinazzola, o quantomeno con tutto, diciamo, tutto il rispetto, però io vedo il Napoli incomincia a convincermi sempre meno, sapete? Anche Conte stesso, cioè la parabola di Conte è stata da allenare il Chelsea, allenare l'Inter, allenare la Juventus, poi passa al Tottenham, poi passa al Napoli, eccetera, eccetera. Sono curioso di Conte, il Napoli, però secondo me i giocatori, quelli chiave, saranno questi. Tutti pensano Varaschelia, o se viene Lukaku, o se rimane Osimhen, certo, quelli sono importanti. L'altro è Lobotka, o quantomeno il centrocampo, come girerà, come lo farà girare? Perché di solito lui fa girare, davvero girare, proprio i giocatori l'uno con l'altro. C'è da capire, ma secondo me le pedine più importanti sono le due ali, e le due ali mi convincono, quelli del Napoli, fino a un certo punto. Fino a un certo punto, i giocatori più importanti per il Napoli sono questi. Giocatori più importanti per la Juve. Ecco, la Juve sta facendo qualcosa di diverso. La Juve si sta completamente ricostruendo, però una Juve strana. Vi ricordate quando si diceva Giuntoli arriva e va a prendere i nuovi Varaschelia, i nuovi... No, qua stanno prendendo invece nomi che già sono belli, che famosi. Beh, Douglas Luiz, Kefren Thuram. Chi deve girare? Chi deve girare bene per girare bene la Juventus? Di sicuro Vlahovic, ma Vlahovic nel gioco di Motta, vedete, Motta l'anno scorso aveva Zirkzee ti saltava l'avversario, ti faceva salire la squadra, ti faceva il dribbling, ti teneva palla. Vlahovic è un finalizzatore. Vlahovic è uno che finalizza, gli devi dare la palla a gol e lui te la tira dentro. Zirkzee non faceva solo quel lavoro, o meglio, faceva di più il lavoro da 9 e mezzo, ecco, era più quasi un 10. Ecco perché Vlahovic è fondamentale per il gioco della Juventus, però c'è da capire quanto può riuscire a fare bene in questo Juventus di Motta, perché la Juventus di Motta è una Juventus manovriera particolare, un 4-2-3-1. Altro giocatore, la difesa ce l'ha buona Juventus, c'è il portiere, perché l'anno scorso guardate che Szczęsny ne ha salvate di partite, Szczęsny è un signor portiere. Bisogna capire se Di Gregorio riesce a fare le stesse performance, perché il portiere, se non ti salva quel gol mezzo e mezzo, diventa gol che prendi, beh, è difficile dopo recuperare. Si dice anche che Weah possa fare bene. Io non so se questa Juventus così come è costruita sia la Juventus perfetta per Thiago Motta, non lo so, però i giocatori secondo me chiave saranno Vlahovic, saranno i due opposti, Vlahovic e Di Gregorio, l'uno e l'altro. Andiamo, volevo andare alla Lazio, però vedere la Lazio l'ho vista qua, diciamo che i giocatori che sono tutti, perché ragazzi, cioè la Lazio si mette in mano a Noslin, Chanwa, lo stesso Rovella, volendo, Tavares, sono questi, dove sono Zaccagni e Lazzari, sì, però insomma dai, insomma non mi piace la Lazio, non mi dice molto. L'Atalanta, ecco, a chi si affiderà l'Atalanta? L'Atalanta deve affidarsi sicuramente al numero 9, mancando Scamacca sarà Retegui, perché qualcuno la deve mettere dentro, non c'è Koopmeiners, non si capisce, Zaniolo già si è mezzo che è infortunato. Mi piace molto, ma molto molto, ed è quello su cui punterà l'Atalanta, Lokman.
Lookman, che è stato, diciamo, tenuto, non so se ha avuto offerte, però Lookman è un giocatore che secondo me dirà cos'è l'Atalanta e cosa sarà l'Atalanta. Per il resto, l'Atalanta è una squadra che non ha mai vissuto sui singoli, ha sempre vissuto sull'insieme. Quello è Gasperini, lo deve ricreare. Andiamo alle ultime tre: Roma, Inter e Milan. Dimentico qualcuno? No, non dimentico nessuno. La Juve l'abbiamo fatta, il Napoli l'abbiamo fatto. Sì, Roma, Inter e Milan. L'Inter su qui è ovviamente l'Inter è tutta, secondo me, appoggiata su Lautaro. Perché se Lautaro continua a essere quello di l'anno scorso, che segnava sempre, e in più quello della Coppa America di quest'anno, che ha segnato ogni 50-40 minuti, se è questo il Lautaro, è ovvio che tu dici, vabbè, io c'ho il fenomeno. C'è il fenomeno in casa che mi fa di nuovo 23 gol, 24 gol. Non è solo lui, c'è dopo Taremi, ma Thuram sta crescendo. E il centrocampo deve girare bene Barella, ma Barella quando gioca con l'Inter non è come in nazionale, lui sa come far girare quella palla. Il punto che può essere debole dell'Inter è il centrale, perché sia Acerbi che De Vrij una stagione in più, un po', infatti secondo me Bastoni potrebbe essere messo come centrale eventualmente all'occorrenza. Qualcosina manca proprio lì. E dopo non mi piace di nuovo questo dualismo portiere fra il portiere nuovo, Martinez del Genoa e Sommer. Queste cose qui, però, se devo dire la verità, diciamo, il giocatore chiave dell'Inter sicuramente è Lautaro. Gira Lautaro, gira tutta la squadra. Gira Lautaro, gira tutta la squadra. Dopo l'Inter ne ha tanti altri giocatori, Di Marco, ce li ha i giocatori, assolutamente. Però su tutti brilla Lautaro. Chiudo con la Roma e dopo il Milan. Ecco, la Roma, secondo me, tutta la Roma è su pochissimi giocatori. Vi spiego. Dobic deve fare bene, deve fare almeno 14 gol. I gol te li devi portare a casa. Va bene fare salire la squadra, è uno bello possente, quindi ci riuscirà a fare quello probabilmente, però deve fare pure i gol. E ti deve dare profondità. Molto dipenderà da come l'Ucraino giocherà e da come si assesterà in Serie A. E dopo, secondo me, Pellegrini, perché a un certo punto Pellegrini deve diventare qualcos'altro. Fa qualche buona partita, dopo Mourinho, subito dopo Mourinho, segnava alla castagna da fuori, però deve essere più, secondo me, dentro il gioco. Quindi Pellegrini è un altro giocatore molto importante. Dietro le due fasce, sappiamo bene che le due fasce della Roma non sono il massimo, quindi anche loro sono giocatori chiave. Questa è la Roma, i giocatori secondo me sono quelli che devono fare bene per fare bene a Roma, sono Pellegrini, Dobic e i due laterali. Questo è quello che si aspetta alla Roma. Chiudiamo con il Milan, siccome Fonseca ha detto che attaccheranno, sarà un Milan di quelli proprio che vorrà essere dominante, eccetera, eccetera, è chiaro che a questo punto i centrocampisti sono quelli che devono fare sia l'attacco, quindi devono pressare tantissimo, e sia coprire quando c'è il momento giusto, perché non è che le altre squadre aspettano e dicono vabbè fate quello che volete, le altre squadre fanno il contropiede. Quindi sono molto importanti, secondo me, in questa stagione del Milan, sia Loftus-Cheek che Reinders. Sono loro i giocatori più importanti, e anche in parte Chukwueze, più che Morata, perché Morata alla fine le sue partite te le farà. Leao io non ci conto, Leao ormai non è più un ragazzino di 20 anni che lo stai ad aspettare, che c'è, questo è, Leao lo conosciamo, quindi io non credo che sarà meglio o peggio dell'anno scorso, sarà uguale a quello dell'anno scorso. Quindi quelli che devono crescere per veramente fare crescere tantissimo il Milan, secondo me sono Loftus-Cheek e Reinders. Questo super giù, e dopo ovviamente deve tenere la difesa, Maignan ne deve fare bene, eccetera, eccetera. Sono questi il mondo di micromondo di tutte queste squadre, si appoggia tantissimo, secondo me, su questi giocatori. Detto questo canale, farò un video solo sul canale, quindi lo faremo magari oggi o domani, vi spiegherò, ci sarà qualche cambiamento, qualche cosa. Bisogna capire un attimino, lo voglio rinnovare un attimino. Quello sicuramente mi sto impegnando per far aprire altri canali, per andare avanti con altri canali, e questo non è facile, quindi e dopo aspettiamo che arrivino le partite. Probabilmente farò più pagelle, che è una cosa che a me diverte. A me la pagella mi diverte, non so quanto vi diverta a voi, però le pagelle a me mi divertono, mi piacciono. E dopo ovviamente esami post partita, il punto sul campionato, sono quelle le cose importanti, ma qualcos'altro ci deve essere, ci sarà. E ci sarà molto anche, io farò un'analisi del lunedì, probabilmente, quindi una specie di e qualche live in più. Grazie.
sicuramente qualche live in più. Detto questo, questo è un po' quello che sarà, diciamo, questo canale. Vediamo questo campionato, ma ci stiamo avvicinando piano piano. Detto questo, alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.